Passiamo allo sport con il basket. C'è grande attesa per l'esordio in campionato della PMS Basket Torino, che domenica inizierà la sua nuova avventura contro Perugia. La squadra si è ritrovata in comune per la presentazione ufficiale alla città. Le voci dei protagonisti al microfono di Marita Ballesio. Una stagione che si fa davvero importante, innanzitutto il vanto di aver portato una squadra a questi livelli, anche molto amata dalla città. Beh, sicuramente sono ormai più di 10 anni che lavoriamo su questo progetto, siamo riusciti a riunire varie realtà del territorio per riportare Torino ai vertici del basket nazionale. Il percorso stato fatto è lungo, ma quello da fare forse ancora più lungo, ma i risultati fin qui sono sicuramente ottimi. Obiettivi di stagione? Direi che non possiamo più nasconderci, sicuramente gli obiettivi sono di salire di categoria. In realtà con la riforma dei campionati, la Lega 2 e il campionato attuale di NA vengono fusi in un unico campionato che però avrà due fasce, la fascia gold e la fascia silver. Noi puntiamo alla fascia gold, nel campionato di quest'anno di NA solo la prima classificata avrà diritto a entrare nel gold. Grandi aspettative sulla vostra squadra. Ovviamente è un momento bello, è un momento anche di un po' di pressione, però siamo qui per questo, quindi abbiamo lavorato tanto queste settimane e adesso gli avversari arrivano, vogliamo essere pronti, vogliamo dare soddisfazione ai nostri tifosi e faremo di tutto per farlo. Un progetto in cui ho messo una marea di energie con tutti quelli che insieme a me hanno partecipato a questa avventura, dico, quando vedo questa possibilità di andare avanti, quando arrivano persone nuove, quando arrivano gente appassionata come l'amico Antonio che ci mette di tutto per far sì che questo progetto vada avanti, beh, posso essere solo orgoglioso. E il fatto di vedere di nuovo questa sala piena di giornalisti, piena di appassionati, piena di gente che ha voglia di supportarci, beh, mi gratifica, sono contento, quindi sarò sempre più vicino a questo progetto. Squadra come si è amalgamata in questo precampionato? Ricordiamo tanti innesti nuovi, quindi per lei anche un gran lavoro di messa insieme di questa squadra. Come vanno le cose? Una squadra che ha bisogno di tempo, ha bisogno di sostegno, però vuole essere già pronta subito. Le cose vanno bene da un punto di vista di impegno, da un punto di vista di collaborare insieme per costruire. Ovviamente lo vedremo sul campo a che punto siamo, perché in allenamento, finché siamo solo fra di noi, possiamo fare delle valutazioni, ripeto, sull'impegno, sulla serietà e anche sul talento, sono tutte cose che non mancano. E poi l'esame sarà quello del campo e sono sicuro che i tifosi ci sosterranno per cercare di fare bene da subito. È una squadra giovane, è una squadra completamente rinnovata rispetto agli anni passati, abbiamo avuto solo due conferme rispetto alla scorsa stagione e quindi come tale è una squadra che finora ha faticato molto in precampionato, proprio perché assemblare una squadra nuova non è mai facile. Credo che proprio però per le novità e soprattutto per la media età dei ragazzi, sono tutti ragazzi che affronteranno la partita con entusiasmo, con voglia, quindi divertiranno il nostro pubblico. Occhi puntati su Perugia, prima avversaria. Sì, una squadra esperta, una squadra che conosce il campionato perché l'ha già fatto da diverse stagioni, con alcuni giocatori sicuramente molto pericolosi e quindi sarà uno dei tanti appuntamenti difficili di questo campionato.